tutti, bentornati al mio canale. Oggi facciamo la black mask, ovvero la maschera nera, però quel tutorial che facciamo oggi è quello con effetto peel-off. Sei nuovo nel canale, vi dico che questo canale è interamente dedicato al mondo della nail art e ogni tanto mi piace fare ricette casalinghe, cose che magari non sono a portata di tutti, ma io le faccio in maniera fai da te. Quindi se siete interessati seguite il tutorial, se vi piacciono questa tipologia di video mettete un bel pollice su e se sei nuovo qua nel mio canale iscriviti, perché io di solito sempre sto cercando la maniera di fare le cose che ci sono in vendita, le cose che stanno spopolando nel mondo, va, io cerco di farlo in maniera casalinga. Quindi vi lascio il tutorial. La prima cosa che dobbiamo fare è struccarci. Beh, io non faccio mai base, voi lo sapete, per chi è nuovo al canale vi dico che io non utilizzo niente base, fondotinta, a meno che sia una festa, ma per gli occhi e la bocca di solito li trucco. Allora, inizio subito a fare il primo step. È molto facile da realizzare, ragazze, non crederete, ai vostri occhi gli ingredienti, sono tre ingredienti, sono molto reperibili. Ma prima di tutto andiamo ad aprire i nostri pori. Dopo aver fatto una pulizia andrò a fare... a mettere il mio viso sul vapore. Vi darò un consiglio, io utilizzerò questo, diciamo, questo panno di mia figlia, perché qua andrò a infilare la testa così e così sono sicura che non mi cascherà. Allora, io qui, vedete, faccio vedere subito, qua ho l'acqua bollente con la camomilla e andrò a fare, ad aprire i miei pori per 20 minuti. Aiuto. Oh Gesù. Vi dico, ragazzi, che questo è una tortura per il collo, però bisogna farlo. Non sono stata 20 minuti, sarò onesta, sono stata un po' di meno perché non ce la facevo più stare un po' così. Adesso vi farò vedere i miei punti neri in questa zona qua, io ce l'ho qua e un po' sul naso. Adesso faccio, avvicino un po' la telecamera, eccoli qui, sono tutta rossata perché è normale, eccoli, facendo lo zoom si vedono. Io questo di fronte allo specchio non lo vedo così. Ecco il mio nasino. Eccoli qua. Vedete come si sono aperti i pori? Adesso andiamo a fare la maschera. Vi dirò gli ingredienti. Anche nell'info box vi metterò gli ingredienti, i tempi che si devono fare. Se nel caso questo si fa a bagnomaria la maschera. Però anche metterò l'opzione, se avete il microonde, e vi metterò l'opzione con il microonde. L'ingrediente principe di questa maschera è il carbone vegetale, ovvero il carbone attivo. Lo trovate in farmacia, mi raccomando, girate le farmacie, perché la prima che io sono andata mi hanno chiesto 9,90 €, non l'ho comprato, sono andata ad un'altra e l'ho preso al costo di 4,30 €. Ce ne occorrono delle pasticche, due pasticche, la colla di pesce o la gelatina in foglie, ce ne occorre anche il latte, mi occorre anche un pennello, se non ce l'avete non fa niente, possiamo fare l'applicazione anche con le dita, ce ne occorre acqua gelata, gelida, qui metterò a bollire un po' d'acqua. Qua ho messo a scaldare il latte, sto utilizzando mezzo bicchierino qua per scaldarlo. Ho messo l'acqua fredda e ho messo anche il ghiaccio e utilizzerò tre foglie di cui andrò a... Questo lo faccio nel frattempo, l'acqua bolle e il latte si scalda. Andrò a polverizzare le mie due... anzi, facciamo tre. Allora, io per polverizzarle farò così. Sta bene. In questo momento li vado a cacciare e li strizzo per bene. Uno.
messo il cucchiaio piccolo e mezzo. Adesso andrò a mettere e lo devo far sciogliere, perciò ci occorre il latte bello caldo. E inizio a mescolare. Io adesso mi aiuterò un pochettino con la mia pentola con l'acqua calda, quindi cercherò di scioglierla a bagnomaria. E mi raccomando, se siete minorenne dovete chiedere aiuto alla mamma o alla sorella per fare questo procedimento qua. Adesso aspetto un po', già si è sciolta la mia gelatina, ma devo aspettare che si inizi un po' ad asciugare. Arrivato il momento di mettere il carbone attivo, le tre cucchiai e le tre pillole, e mescolo per bene. E andiamo a bagnomaria. Io ho spento il fuoco, quindi adesso mi resta soltanto l'acqua calda. Mi raccomando, fate molta attenzione che si può rompere un contenitore di vetro. Cerchiamo di sciogliere i grumi, queste cosine qua. Adesso la lascerò freddare un po'. Quando io vedo che si inizia ad addensare, è il momento in cui andiamo a fare l'applicazione. Mi raccomando, state attente a non bruciarvi. Ok, io penso che questa è la consistenza giusta e andiamo ad applicarla. Se la volete più nera potete mettere un'altra pasticca. Il bello del carbone attivo è che trascina via tutte le impurezze. Quello che avanza lo possiamo mettere nel frigo e si può utilizzare per una seconda volta. Io vi consiglio di far per parte, perché poi questo quando andrà tolto è un po' difficile, quindi è meglio fare il distacco qua. Così devo stare per 20 minuti fino a quando diventa bella solida. Vedete? Io continuo. Allora, in questo momento sento un po' di freschezza, non lo so. Qualcosa si sente come di fresco e di bello, ragazze. Cerco di non parlare troppo perché tira. Ok, sono passate quasi 30 minuti perché qua adesso avevo fatto lo strato un po' più spesso. Non riesco a parlare, quindi iniziamo. Non fa male. Certamente non vi farò vedere i punti neri qua attaccati, però vi farò lo zoom. Ricordatevi che per e va di sotto all'insù. E sta funzionando, ragazzi. Adesso approfitto e mi faccio i baffetti. Vediamo se qua. No, non fa male. Non fa male, ragazze. Madonna, quante impurità ci abbiamo noi. E io sono una che non utilizzo base, queste cose. Ok, qua mi lo spezzo così. Ok, così. E di qua lo lascio così e vado sopra. Allora, io questa idea l'ho vista da una ragazza latinoamericana, ben sapete che io seguo anche loro. Questa non è un'idea mia, non la spaccerò per mia, però volevo fare la traduzione a voi ed eccomi qua. Condividendo con voi, quindi se nel caso voi volete farla, siete dei youtuber, mi farebbe molto piacere che dicesti nel vostro video che l'avete visto da me e che io l'ho vista da un'altra ragazza. Perché se c'è una cosa che mi dà fastidio è quando spacciano le idee
quando copiano, non solo da me, se no, quando copiano altre ragazze fanno spacciare le idee come loro, quello no, non è giusto. Allora, il naso che è quello, allora fa più male farsi le sopracciglia con la ceretta. Mi piace perché funziona, ragazzi, è una cosa che possiamo fare noi a casa, è una cosa che possiamo fare noi senza spendere i soldi per quelle cose coreane che chissà che cosa le mettono dentro. Allora, mi sembra che andrò a lavarmi il viso. Ok, mi sono lavata il viso, sento questo più morbido. Davvero, perché questo funziona per togliere quasi tutte le impurità, bisogna farlo 3 volte in seguito, cioè per 3 giorni, oggi, domani e dopodomani. Poi dopo si rifà 1 volta alla settimana, poi dopo ogni 15 giorni e poi dopo 1 volta al mese, volendo, perché poi dopo non ci saranno le impurità. Faccio il zoom. Guardate, c'è ancora qualche puntino, sono rossa, adesso è normale. Andiamo a vedere il naso. Qua ci stanno, guardate ancora. Anche qui. Però farò una foto del prima e del dopo e ve lo metterò qua. Andrò a chiudere i pori con del semplice ghiaccio, quindi me lo spalmo per tutto il viso e niente. È tutto questo. Allora, se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su e condividetelo con la sorella, con il fidanzato, con la mamma, con la cugina, con la zia. E se sei nuovo, iscriviti al mio canale, perché di solito sempre sto facendo questa tipologia dei video. Tanto vi mando tanti besitos e al prossimo video tutorial. Ciao!